Bene o piuttosto male, no? Sempre così. Stiamo sempre parlando della Costituzione italiana e continueremo a parlarne per molto tempo ancora, perché siamo solo all'articolo 48, no? E gli articoli, adesso non mi ricordo esattamente quanti sono, ma sono più di 100, quindi non siamo neanche a metà del lavoro. E dunque, ero rimasto appunto all'articolo 48, che parla appunto del diritto di voto, no? L'articolo 48 è il primo articolo della quarta parte, del titolo quarto della Costituzione, cioè quello che riguarda i rapporti politici. E ovviamente appunto comincia con il diritto del cittadino, il dovere, perché viene specificato che è un dovere, ancora prima che un diritto, il dovere di votare. No? Normalmente, però, il cittadino italiano lo percepisce semplicemente come un diritto, una scelta che puoi fare o non puoi, che puoi fare o non fare, no? Quando ero ragazzo mi avevano detto: se non voti per 3 volte consecutive, perdi i diritti civili addirittura, no? Quindi, poi mi hanno altre voci mi hanno detto: no, non è vero. Insomma, se uno non vuole mai votare, libero di non votare mai. Certo, obbligare la gente a votare sarebbe antidemocratico, no? Perché se la libertà di scelta, cioè la libertà di opinione, deve essere di esprimere la propria opinione, deve essere garantita da una Repubblica democratica, non puoi, insomma, proibire ai cittadini, non puoi proibire ai cittadini di rifiutarsi di votare, perché se l'astinenza dal voto è una forma di protesta, una forma di protesta contro le istituzioni dello Stato, se lo Stato è democratico, deve lasciare che il cittadino, come può, nelle maniere che ritiene consone lui e dentro i limiti della legge, cioè legge intesa come convivenza civile, no? Deve essere lasciato libero, insomma, di non votare o di votare. Cioè, uno può dire: beh, ma si può anche votare scheda bianca. Sì, è vero, si potrebbe anche, però poi queste cose, no, perché le cose che riguardano le votazioni, gli effetti delle votazioni, le leggi, insomma, sono cose così complesse, sofisticate, che cioè, così a caldo non mi sento di arrivare a delle conclusioni definitive su ciò che è giusto o non è giusto. In fin dei conti, io devo semplicemente, più che altro, spiegare nei limiti del consentito, leggere, spiegare, commentare anche senz'altro, cioè dire qual è la mia opinione personale, e poi altri possono aggiungerci la loro. Come va vista la Costituzione, riflettere e ragionarci sopra, no? Ecco, riguardo, cioè, c'è come una contraddizione. Se l'esercizio della votazione è dovere civico, no? Cioè il cittadino ha il dovere di votare, di conseguenza dovrebbe essere obbligatorio e si dovrebbe andare incontro a delle sanzioni se eviti di compiere questo dovere collettivo, che è quello di votare, no? Se non ti piace nessuno dei partiti e dei candidati in questione, allora voti scheda bianca. Uno potrebbe dire, no? Però appunto ho detto, il votare scheda bianca ha degli effetti diversi da quelli di non votare, punto e basta, no? Ecco. Adesso non so quali siano, bisognerebbe parlare con un esperto della cosa,
probabilmente è per questo che cioè, voler obbligare la gente a votare, cioè ci deve essere un motivo per cui non si è voluto, cioè si è voluto scendere in questa, cadere in questa contraddizione, che ufficialmente è considerato un dovere civico, ma di fatto è considerato un diritto a cui puoi benissimo rinunciare, no? Che poi, come tutti i diritti, l'essenza di ogni diritto è di non essere obbligatorio, no? Da parte del soggetto del diritto stesso, no? Io mi avvalgo di un diritto oppure posso anche rinunciarvi. È mia scelta. Il diritto è sempre fonte di scelta, il dovere non lo deve essere. E uno potrebbe dire: ma perché dovrebbe essere un dovere? Semplicemente perché se si vuole vivere in una repubblica democratica, poi bisogna anche vivere coerentemente con essa. E in una repubblica democratica, che significa democrazia, significa potere del popolo, tu, membro del popolo, ti devi sentire responsabile del governo del paese, no? Poi va a finire in Italia che tanti non vanno a votare perché dicono sono un branco di maledetti che non tengono minimamente conto dei bisogni del popolo, loro se ne fregano del popolo e quindi addirittura è sbagliato andare a votarli, no? Cioè questa contraddizione in fin dei conti è dovuta semplicemente al fatto, sempre quel discorso, no? Che in Italia non c'è il senso dello Stato. E non c'è il senso dello Stato proprio perché c'è una corruzione spaventosa ad altri livelli. E c'è sempre stata, perché se noi andiamo a guardare la storia dell'Italia, insomma, problemi che ci sono oggi c'erano anche una volta, fin dall'inizio dell'unificazione, o delle cosiddette guerre di indipendenza, che io le chiamo semplicemente guerre di unificazione, perché è stata questa indipendenza dallo straniero. Noi eravamo un insieme di stati, alcuni dei quali erano sotto l'influenza degli stranieri, o addirittura erano parte di imperi stranieri, come appunto il nord-est, che era sotto il dominio austriaco. Vabbè, nel nostro caso è stata veramente guerra di indipendenza, ma siamo passati da un regno all'altro. Per altri invece erano semplicemente stati indipendenti che se ne stavano per i fatti loro, no? Ecco, cioè, per esempio, il regno dell'Italia meridionale, che era un regno diverso da quello del Piemonte, è stato conquistato annesso al Piemonte. Ecco, e proprio per questi motivi, cioè, probabilmente anche perché l'Italia è nata con la violenza, non da una libera scelta del popolo italiano, ma dalla violenza e dalla guerra, probabilmente c'è anche questo come causa del fatto che gli italiani non hanno, credo l'avevo già detto, non hanno il senso dello Stato e poi che siamo sempre stati preda della corruzione. Dalla violenza, la violenza è giustificata solo per legittima difesa, ma non per conquistare qualcosa di positivo. Con buona pace della storia romana, che è un altro discorso. Noi siamo una civiltà diversa. Qualcuno può dire: ma se Roma non avesse conquistato con la violenza, non avrebbe diffuso la civiltà. Si può darsi, ma io non sto parlando dell'antica Roma, sto parlando dei nostri tempi, dove la guerra è diventata obsoleta e avrebbe dovuto diventare obsoleta già 2 secoli fa. Perché già allora cominciava a essere guardata male. La guerra non è che viene guardata male da oggi, da mo', da parecchio tempo fa. Allora, la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. Sappiamo tutti benissimo che appunto gli cittadini italiani all'estero possono votare e poi quanto sia efficiente cioè perché appunto la circoscrizione estera, no, a tale fine è stata istituita è istituita una circoscrizione estera per l'elezione delle Camere, no. Quanto poi sia efficiente questa istituzione, non lo so, io so che in passato
ci sono stati delle proteste, delle lamentele proprio da parte di cittadini italiani all'estero che hanno avuto delle difficoltà. Quindi sull'efficienza di questa istituzione ci sarebbe da discutere. Alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale secondo i criteri determinati dalla legge, che io non conosco, quindi anche lì viene rimandato alle leggi specifiche. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile. Ora, per incapacità civile, non so se si parla del, appunto, immagino, per quelle persone che non essendo in grado di intendere e di volere o che si trovano in uno stato di minorazione mentale, qualsiasi stato di minorazione mentale, non possono avere sufficiente criterio per fare una scelta di tipo politico, no? O per effetto di sentenza penale irrevocabile, cioè che hanno dei precedenti penali, quello è normale, penso che in tutti gli stati a causa di precedenti penali si perdono i diritti civili, no? Non si è ritenuti. Cioè, se uno non ha dimostrato una sufficiente coscienza morale, io lo trovo giusto, io lo trovo perfettamente giusto. Se una persona non ha dimostrato sufficiente coscienza, senso di responsabilità morale, di conseguenza non può neanche dire la sua per quanto riguarda la gestione dello Stato, insomma, perché non ha il criterio base per poter partecipare alla cosa pubblica, che è quello di avere un minimo di onestà e di coscienza morale, di rispetto degli altri. È giusto, per me è giusto. O nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. Quali siano questi casi di indegnità morale indicati dalla legge, non lo so. Immagino che all'inizio della Repubblica, probabilmente tutti quelli che avevano una vita considerata immorale, no? Poi bisogna vedere appunto, perché un conto è una persona che si prostituisce e che secondo me ha ancora diritto di voto come tutti gli altri, un conto è diciamo una persona che si droga e che quindi vive in uno stato di alterazione mentale costante, e questo è indubitabile perché io so benissimo come sono i tossicodipendenti, non sono in grado di distinguere fra giusto e sbagliato proprio a causa dell'effetto delle sostanze. Quindi nel loro caso penso che sia anche giusto, sarebbe anche giusto. Poi cosa dica la legge? Non lo so, rimandiamo appunto alla discussione su eventuali leggi in futuro, magari se, quando vorrò discutere determinate leggi, sempre a fini politici. Dunque, finito l'articolo 48, cominciamo con l'articolo 49. Dunque, tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico e determinare la politica nazionale. Cioè, se io voglio fondare un partito, io illustre sconosciuto, sicuramente riuscirò a riunire solo quattro gatti, no? Probabilmente anche due, sarò io e il mio amico, no? Ma niente, niente di più, magari forse due amici, no? Ma niente di più, ecco, però sono libero di farlo. E certamente non determinerò la politica nazionale, non riuscirò a concorrere, però insomma, se non altro mi viene riconosciuto il diritto di farlo. C'è poco da dire, noi abbiamo visto che finora partiti che siano riusciti ad essere, come dire, punto di riferimento costante nel tempo, e che abbiano proprio veramente determinato la politica nazionale in modo continuativo, sono stati pochissimi, per lo
la democrazia cristiana è stata quello che è stato, è meglio non dire niente perché lì si tira fuori di tutto e di più. La democrazia cristiana, insomma, se non era serva del Vaticano, era serva, anche se ufficialmente l'ideologia democratico-cristiana diceva che non bisognava essere servi dei preti, non doveva essere l'occasione per un accesso politico del Vaticano nella società, è stato tutto il contrario. Il PC dipendeva, cioè, insomma, era succube dell'impero sovietico, ne subiva l'influenza, magari poi sicuramente i comunisti italiani, ce n'erano anche quelli che disapprovavano il Soviet, però insomma sostanzialmente non è che, cioè, erano sequienti a, cioè, tutto quello che mi ricordo, e poi partiti come Forza Italia o la Lega, insomma, cioè, peggio del peggio, diciamocelo, abbiamo avuto dei partiti proprio di merda, e quando non erano di merda, erano effimeri, cioè per esempio la Rete, probabilmente non ha avuto il tempo di diventare di merda, il coso di... il partito di Orlando, il sindaco di Palermo, se non vado errato, no? Che aveva fondato la Rete, che sembrava riunire in sé cioè, varie aree della sinistra, del centro-sinistra, era cominciato bene e poi invece si è dissolto nel nulla. Probabilmente se non si fosse dissolto nel nulla sarebbe finito male anche quello alla fine. Cioè, vediamo che tutte le istituzioni, partitico o non partitico in Italia, si corrompono proprio perché c'è un'atmosfera, cioè una base culturale per cui alla fine il potere si corrompe. Non è che il potere corrompe, il potere non è che corrompa per sé. Perché, cioè, sarebbe come dire che la scienza corrompe o che l'arte corrompe, non è, sono cose che non hanno nessun senso. È che il potere si corrompe, cioè decade, diventa qualche cos'altro, diventa qualcosa di perverso, ma non è colpa del potere, è colpa della mentalità che ci sta sotto. L'articolo 49 dice appunto solo questo, no? Che se il cittadino è libero di fondare partiti, quindi c'è poco da dire. Passiamo avanti. L'articolo 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Questo è già più interessante, no? Cioè, noi cittadini non siamo limitati solo al voto, no? Perché effettivamente è un diritto-dovere, no? Questa situazione ambigua che non si sa se è più diritto o più dovere, ufficialmente è dovere, però di fatto è un diritto, vediamo che è limitato, no? Perché ti dicono, cioè, questi sono i candidati, quelli che ti presentiamo noi, che ti presenta lo Stato, la legge dello Stato, tu devi scegliere fra questi. Dica, a me non mi piace nessuno di questi, vorrei poter esprimere delle opinioni diverse, vorrei essere rappresentato da qualcun altro ancora. Eh no, non puoi, non puoi, caro mio. Questa è la minestra, o mangi la minestra o salti dalla finestra. Ecco, cioè è un tipo di libertà, diciamolo, molto libera. Il diritto di voto, o diritto dovere di voto, sì, è una libertà, ma una libertà molto limitata, cioè non è un reale mezzo di espressione del proprio pensiero per tutti quanti. Qua invece vediamo che c'è, il cittadino ha un modo di esprimere liberamente il proprio pensiero, le proprie esigenze, senza nessun limite. Basta che i cittadini, cioè, preparino una petizione dicendo vogliamo questo, questo e quest'altro e lo presentino alle Camere. Quante più firme ci sono, tanto più vale la petizione, no? Quanto gli italiani si sono avvalsi di questo articolo costituzionale, non si sa, non lo so, no? Tra l'altro io di petizioni presentate a me,
ad altri cittadini, e non, mi è capitato molto raramente di vederle. Mi è capitato, cioè mi capita da un po' di tempo, grazie a Change.org, ad Avaaz, no? Che non fa altro che presentare petizioni, e io non faccio altro che firmare petizioni, perché dico finalmente si possono firmare delle petizioni. Non so cosa servono, magari non servono un cazzo, ma almeno, ho modo di esprimere le mie scelte politiche e morali, etico-politiche. E qui purtroppo devo chiudere, arrivederci.